Riprendiamo una nuova puntata. Cavaliere, ma Cavaliere, prima di iniziare, io non ho più notizie di Franco Cappello. Che è successo? Franco Cappello purtroppo ha paura del virus. Ancora. E non esce da casa. Ancora. Si è chiuso in sé, ma devo dire la verità, ci ho preparato la barra. Già. Ce l'ho preparata. Ma io so che Lucia, vostra figlia, mi ha detto che ha messo nello studio già il tavolino con le firme, per raccogliere le firme, e il cartello. Aspettiamo solo la chiamata. Solo la chiamata. Facciamo una battuta. Salutiamo Franco Cappello. E salutiamo anche Daniele, il nostro editore di Salendo Notizia. Daniele, non si scherza. Ma poi la più però bella... Però Daniele sta sbagliando, non sta venendo più qua. La più bella notizia che stamattina posso dare a chi mi ascolta, il Cavaliere finalmente è diventato nonno di 18 nipoti. Quindi grande 11, festa. 11 maschi e 7 donne. Voglio salutare un'altra bella notizia. Madonna. Lo possiamo dire, non lo diciamo ancora. Ci dobbiamo stare calmi. Siamo calmi. Per il momento, diciamo solo per il momento. Non la speriamo. Va bene. Siamo cotti e scaldati. Lasciamo stare. Però so, rimuovo il 17, ma adesso è una... Sicuramente arriviamo a una giornata. L'importante è che arriviamo a 20-30. Quindi. Perché 30. Quel numero non lo potevo cancellare. Finalmente il Cavaliere. Quindi il 17 l'abbiamo archiviato. La Semidana ha rotto il ghiaccio e ha fatto la prima vittoria. Ma devo dire la verità, devo ringraziare mio figlio Vito, che mi ha fatto un bel, ma veramente un guariglia di Serie A. Vero. Come la solidità. Leonardo. Benissimo. Vero. Facciamo gli auguri anche alla moglie Cara. Facciamo gli auguri a tutta la famiglia, a Tonino, a Pio, a Martina, e è arrivato questo bambino che si chiamerà Leo. Un altro granatino. È un altro guariglia. L'importante è un altro guariglia, perché a Pugliese non si scherza. Perché essendo guariglia sono anche tifosi della Salernitana, di Valdanatino pure lui. Abbiamo i tre di Francesco maschi e anche Vito a tre bambini maschi. Con una bambina che arriva a quattro. Va bene. Facciamo gli auguri alla famiglia guariglia. E veniamo a voi. Vedete, è la grande. Ma adesso la gente sta aspettando. C'è stata la sosta dopo la bella vittoria con il Genoa. Mi dispiace che si è fatto male il francese. Purtroppo. Questa è stata una grande sfortuna. Una contusione alla caviglia. Oggi ci sono gli esami, portarsi pure una settimana, però ci vogliono 2 o 3 settimane. Lo so, questa però assenza qua è molto importante nella solidità. Belle notizie, ieri abbiamo ascoltato pure Fabiano. Sì. Ha detto che la Salernitana è forte sia economicamente e ha assicurato che ci sarà la vendita prima di dicembre. E ha assicurato anche la salvezza della Salernitana. Ha detto per me la squadra. Ma io devo dire una cosa, noi in questo momento, noi tifosi, dobbiamo farci un dobbiamo modo. Guardare solo la Salernitana e i risultati. Della società non ce ne frega niente. Quello che vuol fare lo Tito in mezzo a Roma sono problemi loro, noi dobbiamo fare i tifosi. Non dobbiamo mettere il naso in questa situazione perché sono affari che non ci riguardano. Una cosa importante. L'importante è che diciamo la verità, deve arrivare almeno un punticino sabato, perché abbiamo fatto delle trasferte e non abbiamo ricavato mai niente. Come abbiamo rotto l'ingrandissimo in casa, lo dobbiamo rompere anche fuori casa. Io punterei... ha dei problemi di classifica e anche di formazione. Pure lo Spezia, e quindi è una partita abbordabile. Speriamo di bene. Allora vogliamo passare alla schedina? Sì, carta e penna. Carta e penna, perché questa settimana qua sicuramente vinciamo. Il Cavaliere si è deposato per la sosta, si è concentrato e finalmente questa qua sarà la schedina vincente. Sono caricato al massimo. Va bene. Subito c'è la vostra squadra, la seconda squadra. La squadra del gli cuore. Gli amici di Cagliari. I miei amici di Saltagnoli. Allora, Cagliari-Sampdoria. Qua vedo un ottimo pareggio, buono per noi. Buono per noi. Si vede anche il Cagliari e la Sampdoria. Avete messo X. Ottimo. Poi, seconda partita, Empoli-Atalanta. Qua vedo un duo secco. E anche questo risultato andrebbe a favore nostro, perché poi deve arrivare l'Empoli. Noi ci vediamo sempre sulla sfortuna degli altri, perché non sappiamo che succede sabato.
Allora noi mettiamo gli occhi già addosso adesso. Che... Io so che voi il pomeriggio vi concentrate quando c'è qualche partita di io guardo tutto, che bisogna tirare un po' di... Io guardo tutta la Serie A, perché mi metto lì proprio a guardare, ma non guardo le squadre di sopra, Viva, Inter, Wenz. Quindi sono le squadre di sopra. Che metà vanno per le coppe e per lo scudetto, e l'altra metà lottano per andare giù. Per andare giù. E allora noi dobbiamo guardare quello di giù, perché la Serie A, cari amici, si deve salvare. Come ha detto Fabiani ieri sera, non possiamo vincere contro il Milan, contro l'Inter, contro la Juventus, contro il Napoli. Ce la dobbiamo giocare con queste 5-6 squadre che alla fine 3 devono andare in Serie B. Auguriamoci che la Salernitana non c'è. Ok, poi ci sta Genoa, Sassuolo. Qua... Il Genoa viene dalla sconfitta di Salerno. Deve vincere a forza, perché deve uscire fuori dalla scoppolata che ha chiappato qua. Il Sassuolo non è la solita squadra dell'anno scorso, c'ha 7 punti se non erro. Qua vedo uno fisso. Uno fisso, perfetto. Poi un altro risultato che andrebbe a nostro favore, Milan-Verona. Se lo vinci il Milan. Il Milan è una bella squadra. Milan, dove c'è lo scudetto. Per lo scudetto. Uno secco. Uno secco, e anche qui il Verona sta nelle sabbie mobili insieme. A noi. A noi. Poi c'è la partitissima per noi, Salernitana. Sabato aspettiamo. La Spezia è scattata. Hanno mandato 600 biglietti e sono andati già a Luba. Ne manderanno altri, perché un biglietto costa 20 euro. E questo è un argomento che pure dobbiamo rivedere. La società, i prezzi a Salerno sono un po' altini. Ma la società granata, il mio amico Claudio Lotito ha dichiarato che vuole fare le mini abbonamento. E deve aiutare un po' i diffusi. A pacchetti. Io penso che questa società, che ancora oggi è attiva, diciamo, che non è stata venduta, penso che darà una mano anche ai nostri diffusi. Ma più che altro per i bambini, che non è giusto, un risotto che costa 23 euro in tribunale. L'ha pagato mio figlio Vito, che è un bambino di 7 anni. Non è una cosa bella. Non è una cosa bella. Allora io... Spezio Salernitana. Allora, caro Alfonso, o prima o poi... Diciamo la verità, la Salernitana deve rompere il ghiaccio. L'abbiamo rotto col Genova e lo dobbiamo rompere anche fuori casa. Mm. La squadra, a parte che si è fatto male il francese, ma i ricambi ci sono. O prima o poi deve dare una gioia alla tifoseria, che da fuori casa arriva un ottimo risultato. Io mi auguro un colpo pieno, perché io prima o poi deve arrivare questo colpo pieno a forza. Ma anche il punticino va bene. Allora, per le persone che giocheranno la nostra schedina, il cavaliere pensa che sarà X2. Ci voglio mettere anche il 2, sì. Perché tiene una buona speranza che la Salernitana potrebbe fare il bottino pieno. La doppia l'ho messo solo alla Salernitana. Le altre partite ho messo un solo risultato. Dovrebbe finalmente schierarsi dal primo minuto con Bonazzoli, perché anche Gondo è infortunato e anche Bogdan difensore, però come avete detto voi, la Salernitana ha ottimi giocatori, che il banchino c'è Bonazzoli che scalpita e vuole giocare titolare, e questa è l'occasione giusta. La coppia Bonazzoli Djuric. Ottimo. Che gol ha fatto contro il Genoa, diciamo la verità. Quel colpo di testa è stato parlato, è stato bellissimo, veramente. C'è molto probabilmente ce la fa a recuperare uno dei due Koulibaly, dovrebbe recuperare. e in difesa deve un po', è la difesa che ci lascia un po' preoccupare, perché c'è John Mack affaticato, i muscoli affaticati. E sta giocando in un ruolo a destra che non è proprio il suo, però diciamo che Castori sta ancora in una fase, sta modellando la serenità. Sta studiando, diciamo la verità. Lasciamolo studiare, siamo calmi e speriamo che questa partita torniamo con un bel bottino per la classifica, perlomeno a muoverla la classifica. Ma il punticino in Serie A è ottimo, perché i punti per la salvezza sono pochi. È una classifica bassa, specialmente contro 6-7 squadre fuori casa. Un'altra cosa volevo dire, io la Salernitana
in questo ciclo di tre partite, la Spezia, l'Empoli in casa e poi andiamo tutti dal mio collega veneziano che mi sta aspettando. Mi avete programmato 7 punti. Mi stanno, è troppo, quindi è troppo. Io ho programmato una vittoria e due pareggi. Da dove viene, dove arriva, non mi interessa. L'importante se la Salernitana in queste tre partite, ricordatevi, riusciamo a prendere 5 punti, io ne vorrei prendere 7, come hai detto tu, ma 7 è un sogno. Minimo 5 punti. È come quando io nella mia famiglia c'era mio padre aveva un maiale che lo cresceva, lo allevava, alla mattina parlavo col padrone, diceva: senti padrone, mi sono sognato le cesse. Perché un burke c'è ogni cielo, c'è bravo, era un porco parlante. E allora questa fine qua non la vogliamo fare nemmeno noi. A proposito di maiali, io ho saputo che siete stati pure alla visita dei prossimi tre maialini che stanno crescendo. Stanno crescendo alla grande, perché quest'anno ha succursale Don Antonio. A Divinandissimo, mi sembra. Esatto, la dobbiamo conservare a maggio alla salvezza della Salernitana. La permanenza di nuovo in Italia, andando via, quindi quest'anno la festa.